Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vo scorte. Eccole qui le prime tre terzine della Divina Commedia, l'incipit poetico più famoso della letteratura italiana, fra i più famosi della letteratura mondiale, sicuramente di quella occidentale. E quindi è inevitabile dire cose che tutti sappiamo. Il poeta, arrivato più o meno alla metà della sua vita, perde la retta via e si smarrisce nella selva del peccato, selva intricatissima, dalla quale potrà uscire solo con l'aiuto di Virgilio, e percorrendo una strada molto lunga che lo porterà ad attraversare i tre regni oltremondani dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Ma rimaniamo un attimo su queste prime tre terzine, che insistono su quanto sia spaventosa la selva in cui il poeta si è smarrito: oscura, selvaggia, aspra, forte, amara, tanto che il solo ricordo di essa suscita ancora vivo terrore. Dante inizia il suo poema dicendoci quindi che per lui ricordare questa esperienza è doloroso, comporta uno sforzo intellettuale ed emotivo enorme. Perché? Perché parlare dei lati oscuri, di tutti i lati oscuri, quelli del suo stesso animo, quelli delle persone che conosce e ama, quelli della società in cui vive, è un'operazione fastidiosa, sgradevole, scomoda. Eppure è un'operazione necessaria. L'arte non può astenersi dal farlo. Solo a patto di farlo può parlare anche di tutto ciò che di positivo porta con sé ogni esperienza di conoscenza, anche quella più nera. Il verso che mi colpisce di più ogni volta che rileggo l'inizio della commedia è il nono. Dirò dell'altre cose che vo scorte. Trovo forte quel dirò in apertura di verso, che contiene quasi un'intenzione programmatica, quella di voler parlare, di non voler stare zitto, mai, di dire sempre le cose come stanno, con coraggio. Grazie, grazie mille per questa introduzione a questo nuovo appuntamento di questa sera del nostro Happy Hour, dedicato già dalla scorsa puntata a Dante, come avrete ben capito appunto dall'introduzione. Io saluto e ringrazio subito Elena Galvani e Jacopo Laurino che ci hanno già introdotti nel clima di questa serata, che poi continuerà anche nelle prossime settimane. Abbiamo deciso di intitolare la puntata di questa sera, che sarà dedicata al terzo canto dell'Inferno, Odio gli indifferenti. E per spiegarci il perché, io do la parola e saluto naturalmente Patrizia Venturini, che insieme a Giuliana Renelli questa sera rappresentano rispettivamente lo SPCGL Alto Tevere e la Camera del Lavoro di Perugia, che come sapete sono promotrici di questa iniziativa culturale, Socialità in Pillole, l'abbiamo chiamata Pillole di Socialità contro il Coronavirus, in collaborazione anche, ricordiamolo però, con il Sindacato della Scuola, quindi l'FLC-CGL, e la Rete degli Studenti Medi, perché queste appunto pillole dantesche sono anche pensate proprio per i ragazzi. Allora a te Patrizia per introdurre ulteriormente questa puntata. Come dicono le presentatrici serie, chi si fosse collegato per la prima volta con noi, vogliamo spiegare che il sindacato, la CGIL nel suo complesso, i soggetti li ha già poi rammentati Fabrizio Ricci, è vicino alle persone, vuole stare vicino alle persone in ogni modo e in ogni momento, anche soprattutto
in questa fase storica in cui siamo un po' più isolati, ci sentiamo più soli. Abbiamo mille problemi che comunque il nostro sindacato affronta, di tutti i generi, dalla tutela individuale alla vita nelle fabbriche, al problema della scuola, eccetera. Però anche un momento di cultura di questo livello, che come vedrete è alto, ci dà questa parola d'ordine che io rubo a Don Milani, I care, che è il contrario dell'indifferenza. Quindi poi capirete perché abbiamo intitolato Odio agli indifferenti questo canto, ve lo spiegheranno meglio tutti i soggetti. Amedeo Zuppi, che come sapete è il nostro storico, che fa un cameo in questa situazione, no? E capirete il senso delle cose. Abbiamo anche detto la volta precedente che questo ciclo l'abbiamo regalato ai giovani e le giovani studenti e studentesse che stanno passando un momento veramente complicato della loro formazione, della loro crescita, e non solo perché seguire Dante in questo modo può essere d'aiuto, no? Ovviamente nella loro formazione, ma anche perché noi crediamo all'unione tra le generazioni. Io sono sindacato pensionati, Giuliana quello degli attivi, ma comunque siamo adulti, no? E quindi è un dono, perché unire le generazioni è un dono. Ultimissima cosa, abbiamo deciso l'altra volta di dedicare questo ciclo anche al compagno che è mancato da poco, che è Flavio Manni, che era un poeta, un artista, che era entusiasta di questa iniziativa che insieme abbiamo deciso e abbiamo messo in campo, ovviamente. E adesso faccio una citazione personale perché gliela devo. Siccome di Dante ci si può innamorare, contrariamente a quello che pensano molti studenti, ci si innamora, io devo il primo innamoramento di Dante, almeno il mio personale, alla professoressa Teresa Innocenti di Città di Castello. Lo dico perché se lo merita. Detto questo, ripasso la palla a voi. Bene, possiamo cominciare. Possiamo cominciare questo nostro viaggio che durerà per un po' di appuntamenti. Il terzo canto dell'Inferno, quello da cui partiamo, è quello in cui propriamente inizia il viaggio vero e proprio di Dante nell'Inferno. Dante si trova davanti alla porta dell'Inferno, sulla quale campeggia la scritta di 9 versi che in realtà tutti conosciamo e che si conclude con quel verso divenuto proverbiale: lasciate ogni speranza voi che entrate. Di questa scritta spiccano in realtà, secondo me, 2 parole particolarmente minacciose, al di là di quella martellante ripetizione dei primi 3 versi, per me, per me, per me. Le 2 parole che risaltano sono giustizia e eterno. La parola giustizia risalta perché apre la seconda terzina. Giustizia mosse il mio alto fattore. È la giustizia che ha indotto Dio a creare l'inferno, cioè la necessità di rendere ad ogni peccato la pena dovuta. E alla giustizia divina non si scappa, arriva puntuale, inesorabile. La parola eterno risalta perché ricorre ben 3 volte in questi primi 9 versi. L'inferno è eterno, incorruttibile, e quindi eterne sono le pene riservate alle anime dannate. Questa è una cosa fondamentale, può sembrare banale, ma è fondamentale, perché le anime che Dante incontra nell'inferno sono essenzialmente segnate dall'eternità della loro pena. Cioè, il pensiero dell'eternità della pena è forse la cosa che più le angoscia, è la cosa che più dà i brividi. Dante rimane atterrito a leggere questa scritta. Allora Virgilio, il suo maestro, che dice Dante è accorto, cioè capace di intuire lo stato d'animo del suo discepolo, lo esorta con fermezza. Ora che sta per intraprendere questo viaggio, proprio ora che sta per avere il primo impatto con la terrificante realtà infernale, non può permettersi di cedere. Niente sospetto, che nella lingua dantesca significa paura, esitazione, e niente viltà. Virgilio qui è risoluto, però è anche rassicurante. Dante dice che con lieto volto prende Dante per mano e lo introduce
nelle segrete cose, in quel mondo sconosciuto, inaccessibile ai vivi. È quasi l'iniziazione ad una conoscenza segreta. Il primo impatto che Dante ha con la realtà infernale dopo averne varcata la soglia è soprattutto uditivo. Perché? Perché l'organo della vista è inizialmente neutralizzato dalla quasi totale assenza di luce. Domina l'oscurità. L'aere è senza stelle. È bello questa citazione, questo nominare le stelle all'inizio del suo viaggio, e ce ne vorrà di strada prima di poter uscire a rivedere le stelle, come recita l'ultimo verso del poema. Qui l'aere è senza stelle. L'aura è senza tempo tinta, vuol dire sempre nera, buia, senza tempo, cioè senza l'alternarsi del giorno e della notte. Gli occhi di Dante quindi hanno bisogno di abituarsi a questo buio prima di poter discernere qualcosa per lo fioco lume, cioè attraverso la luce debolissima. Però le sue orecchie sono subito ricettive e sono colpite da un fragore che si espande nello spazio in maniera quasi vorticosa, come la sabbia quando è sollevata e portata in giro da un turbine. Questo fragore è prodotto da sospiri, pianti, guaiti, lingue diverse, dice Dante, che nel suo linguaggio significa strane, deformi, disumane, lingue disumane, cioè il linguaggio, che è quella cosa che distingue l'uomo da tutte le altre creature viventi, è deformato in un suono scomposto. La parola è ridotta a rumore, un rumore confuso indistintamente con il rumore di mani percosse l'una contro l'altra e contro i corpi. Virgilio spiega a Dante che questo misero modo, dice lui, cioè questa condizione miserevole, è propria di una particolare categoria di dannati. Attenzione, noi non sappiamo ancora in cosa consista questa condizione miserevole. Esattamente come Dante, ne abbiamo avuta solo un'idea uditiva. Così, diciamo, prima di conoscere la qualità della pena, apprendiamo da Virgilio l'entità del peccato, cioè apprendiamo che tipologia di peccatori sono puniti in questo luogo. Virgilio dice: questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Anche questo è un verso famosissimo e contiene la prima definizione di questo peccato. Queste anime triste, che qui sta per spregevoli, nella loro vita non seppero meritarsi né l'infamia né la lode, perché non operarono né il male né il bene. Virgilio, che non nasconde minimamente, anzi ostenta, direi, il suo atteggiamento sprezzante nei confronti di queste anime, le descrive subito come una massa indistinta, priva di personalità emergente. Come vedremo, non è una cosa che succederà sempre, anzi non succederà mai. Proseguendo il nostro viaggio con Dante, ci renderemo conto che nell'inferno, fra i dannati, Dante incontrerà anime di grandi donne e grandi uomini, imponenti individualità capaci di stagliarsi sulla massa delle altre anime. Qui invece è la massa che si impone, massa in cui le anime di chi visse senza infamia e senza lodo sono mischiate. È interessante anche il fatto che il verbo mischiare ricorre due volte in questo canto, proprio per rendere questa idea di massa confusa. Le anime dei dannati sono mischiate con il cattivo coro, dice Virgilio, cioè con la schiera spregevole, degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Cioè, le anime dei dannati sono mischiate con le anime di quegli angeli che al momento della prima ribellione di Lucifero non si schierarono né con Dio né con Lucifero, ma rimasero neutrali, gli angeli neutrali. In realtà di questi angeli non si parla nella Bibbia, ma erano già presenti nella tradizione popolare. Comunque in questi versi c'è la seconda importantissima definizione del peccato. Né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro, per sé fuoro. Il peccato mortale è quello di pensare esclusivamente a se stessi, al proprio particolare,
di impegnarsi a preservare prima di ogni altra cosa la propria sopravvivenza, il proprio quieto vivere, rifiutando sempre di prendere parte, di schierarsi, evitando sempre di essere partigiani. Oggi noi potremmo dire che è una schiera di Don Abbondio, o meglio, di anime che nella loro vita hanno praticato quello che Manzoni nel primo capitolo dei Promessi Sposi chiama il sistema di Don Abbondio. I commentatori della Divina Commedia hanno dato vari nomi a questi dannati, perché Dante non dà loro un nome. La definizione più usata, quella più conosciuta, è quella di ignavi, che letteralmente significa inattivi, cioè pigri, indolenti. Sono anche definiti con una definizione molto giusta, pusillanimi, cioè dall'animo meschino, miserabile, definizione che ne evidenzia bene la loro contrapposizione invece ai magnanimi che Dante incontra e ammira anche fra i dannati. A noi invece piace dar loro una definizione non usata dalla critica dantesca, ma che ci sembra molto, molto calzante, se però la usiamo col significato che ha questa definizione da Antonio Gramsci, quella di indifferente. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio l'indifferenza. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo dei verbi innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto. Ogni conto di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. In essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma a intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Questo articolo che ci ha letto Giuliana è un articolo di Antonio Gramsci ed è datato 1917.
Antonio Gramsci è un giovane militante socialista a quell'epoca, sta a Torino e collabora con questa rivista. Questo articolo è pubblicato su un numero unico intitolato La città futura di Ordine Nuovo, che era un periodico della gioventù socialista torinese. E Gramsci scrive questa invettiva: come mai? Siamo in un momento molto particolare della storia del nostro paese, il 1917. Siamo in piena Prima Guerra Mondiale, quella immane strage che infierì su alcune generazioni di giovani italiani in maniera così pesante e così dura, ma impose anche grandi sacrifici a tutti, a tutto il popolo italiano, alle masse popolari. Tant'è vero che a Torino nel 1917 ci fu una vera e propria rivolta contro le condizioni di vita e di lavoro che, giustificandola con la guerra, venivano imposte ai lavoratori, ma anche alle loro famiglie, ai cittadini deceti, deboli. Ecco l'indignazione di Gramsci. Non si può accettare l'indifferenza, come lui la chiama, di fronte a delle sofferenze così pesanti e così gravi. E quindi è molto in sintonia con Dante: l'indifferenza è una colpa. E quindi odia chi manifesta questa indifferenza. E guardate, questo è un momento molto importante nel percorso politico di Antonio Gramsci. Io qui voglio fare una notazione: Gramsci è un intellettuale attualmente molto studiato nei paesi anglosassoni e molto poco studiato in Italia. Si potrebbe dire nemo profeta in patria, ma purtroppo è così. E penso invece che l'originalità del pensiero di Antonio Gramsci meriterebbe ben altra fortuna anche nel nostro paese. Io qui, appunto, in due minuti dico semplicemente: Antonio Gramsci è quello che ha pensato che i lavoratori dovessero avere una rappresentanza eletta a suffragio universale, non nominata dai partiti o dai sindacati, e tra gli inventori del Consiglio di Fabbrica. La grande esperienza dell'Ordine Nuovo nel 1919. Questa grande esperienza fu poi boicottata dal Partito Socialista, e questo giustifica perché nel 21 Gramsci, insieme ad alcuni altri giovani socialisti e anche meno giovani, portarono alla nascita di un nuovo partito, anche sulla spinta dell'esperienza della rivoluzione d'ottobre e così via. Il 21 nasce il Partito Comunista d'Italia. Io concludo con un'idea che mi va di dare. Gramsci scrive di tutto, scrive di critica letteraria, per esempio il primo che dà un giudizio positivo su Pirandello in Italia, era boicottato da tutti. Gramsci dice: no, guarda, è bravo, no? È quello che pensa che chi vuole dirigere la società deve esercitare l'egemonia e non il dominio. E qui attenzione, perché rispetto a poi come si realizzerà il socialismo reale c'è una grande differenza. Egemonia vuol dire che con le tue qualità morali, politiche e culturali convinci, non domini e quindi costringi. E ultima battuta, anche per gli intellettuali, dice: se vogliono essere utili devono produrre una cultura nazional popolare, cioè devono esprimere con la loro azione quello che esprime il popolo. È un altro punto fermo di Gramsci. Io penso che ci sarebbe
tanto materiale su cui meditare e ragionare e su questo costruire un nuovo approccio a Gramsci che non può essere travolto da un'idea di superamento storico di alcune esperienze che hanno avuto la loro nascita, la loro fine, ma lui non è solo l'esponente di un periodo storico e basta. Ultima notazione, questa la voglio dire, tra le tante cose che ha scritto, e questo è molto commovente, dal carcere, sappiamo che lui è stato carcerato grazie a una sentenza del Tribunale Speciale, scriveva anche delle fiabe ai due figli che stavano invece in Russia. Ha scritto anche delle fiabe per bimbi, le fiabe della buonanotte. Sarebbe carino anche riservare a questo un momento da socializzare. Grazie, grazie mille Amedeo, grazie. Adesso torniamo all'inferno. Allora, torniamo all'inferno e scopriamo che questi indifferenti, che anche Gramsci critica tanto, non hanno nemmeno diritto ad un posto nell'inferno, perché misericordia e giustizia li sdegna, cioè sono disprezzati sia dalla misericordia divina che dalla giustizia infernale. Voi direte in che senso? Dante ha già attraversato la porta dell'inferno e li trova lì, questi indifferenti. Sì, però Dante immagina per loro, diciamo, uno spazio intermedio, mediano, grigio e opaco come loro, al di là della porta dell'inferno che sancisce la dannazione e toglie ogni speranza, ma al di qua del fiume Acheronte che circonda la voragine infernale vera e propria, cioè quel cono, quella valle a forma di cono divisa in 9 cerchi in cui si sviluppa l'inferno. Gli indifferenti quindi rimangono per l'eternità in un'anticamera, nel vestibolo dell'inferno, inferno all'interno del quale non sono all'altezza di essere ammessi, anche perché se vi entrassero tutti gli ospiti dell'inferno, diavoli e anime dannate, avrebbero di che gloriarsi, cioè dalla loro presenza trarrebbero motivo per sentirsi migliori, e non è il caso che questo accada. Ma qual è la pena a cui questi dannati sono sottoposti? Perché non l'abbiamo ancora capito. Dante non riesce ancora a vedere lui. I suoi occhi non sono ancora in grado di decifrare niente nell'oscurità. Così Virgilio inizia a spiegarglielo ed inizia con questo verso. Gli dice: queste anime non hanno speranza di morte. Oh, questo è un verso di difficilissima interpretazione. Queste anime non hanno speranza di morte. Beh, apparentemente in realtà è un verso molto semplice da un punto di vista letterale, tanto da non aver quasi bisogno di parafrasi. La parafrasi è quasi una ripetizione del verso stesso, no? Queste anime non hanno speranza di morte, si può tradurre con queste anime non sperano di morire. Ma cosa significa? Voi direte sono già morte, siamo già nel regno dei morti. Beh, non è proprio così, perché i loro corpi sono morti, ma loro, le anime, sono vive, come se sono vive, quindi possono anche desiderare di morire. Ma perché dovrebbero sperare di morire? La morte non è proprio una bella condizione a cui si può sperare di arrivare presto. Beh, anche questo non è del tutto vero, non è sempre così, perché se la vita è costellata di sofferenze, di dolore, di angoscia, la morte può essere anche un pensiero rassicurante. Si potrebbero fare centinaia di esempi letterari, basti solo citare il sonetto famosissimo Alla sera di Foscolo, che comincia con quei versi che tutti ricordiamo, forse perché della fatal quiete tu sei di mago, a me sì cara vieni, o sera. La sera dà al poeta un senso di pace perché gli ricorda l'idea della morte, che è vista come un porto tranquillo a cui prima o poi si approderà dopo una vita travagliata. Effettivamente, le anime dei dannati, che non se la passano proprio bene all'inferno, possono ben desiderare la morte, che per le anime, visto che non c'è un altro al di là, dopo l'aldilà in cui sono, per le anime la morte non può che consistere che nell'annullamento totale,
il non essere, il nulla, condizione ben più auspicabile delle pene terribili a cui sono sottoposte. Desiderano le anime dannate, desiderano la morte, ma non hanno speranza di morte, cioè non possono sperare di morire perché l'anima è eterna, non muore mai. Ecco che torna il concetto di eternità della pena ben espresso sopra la porta dell'inferno. Per le anime dannate, l'eternità della vita coincide con l'eternità della pena. E il fatto di non poter nemmeno sperare nella morte, di non avere la speranza di un porto sicuro a cui prima o poi approdare, è forse la cosa che più provoca angoscia. Ecco, ecco spiegato questo verso. Ecco perché è così terribile non avere speranza di morte. Eppure, a pensarci bene, c'è ancora qualcosa che non quadra, c'è ancora qualcosa che è difficile da capire. Questa condizione dell'assenza della speranza di morte è propria di tutti i dannati che ci sono nell'inferno, non solo degli indifferenti. Allora perché Virgilio la enuncia qui come una condizione propria degli indifferenti? Beh, molti critici dicono che Virgilio fornisce qui al suo allievo una formazione, un'informazione relativa ai dannati in generale, ma riferendosi agli indifferenti semplicemente perché gli indifferenti sono il primo gruppo di dannati che Dante incontra. Eppure il modo in cui lo dice, questi non hanno speranza di morte, quel questi con cui incomincia, sembra proprio far pensare che si riferisca proprio agli indifferenti. Allora, per spiegare questo verso in maniera più convincente, si può provare a cogliere un'altra sfumatura di significato, più psicologica, relativa al carattere proprio di questi peccatori. Pensiamo un po', gli indifferenti passano la propria vita a cercare di salvarsi la pelle. Salvarsi la pelle è il loro pensiero dominante. Possiamo ancora ricordare Don Abbondio. Ne va la vita, ne va la vita. È la sua frase che ricorre quando dice che ha paura, no? In nessun momento della sua vita arriva a desiderare la morte, Don Abbondio, perché la vita è la prima cosa da salvare. Don Abbondio non si suiciderebbe mai, perché la morte è la cosa di cui ha più paura. Così le anime degli indifferenti sono così vili, così codarde, che pur soffrendo tremendamente, non hanno la forza d'animo, non hanno il coraggio di desiderare l'annullamento totale. Allora verrebbe da dire, soffrono un po' di meno delle altre anime dannate, perché quel desiderio di morte inappagato, che tormenta tanto le altre anime, non alberga in loro. È vero. Ma se non hanno speranza di morte, provano un altro sentimento, capace di aggiungere sofferenza alla sofferenza provocata loro dalla pena. Ed è un sentimento più consono alla loro psicologia. Infatti Virgilio subito dopo aggiunge: questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Cioè invidiano qualsiasi altra condizione che non sia la loro, anche quella dei dannati dei cerchi più bassi dell'inferno. È molto raffinata questa notazione psicologica, anche perché richiama una definizione che Dante nel Convivio dà dei pusillanimi. Dice: lo pusillanimo sempre le sue cose crede valer poco e l'altrui assai. L'indifferente è sempre invidioso, perché sta sempre a lamentarsi della propria condizione, sta sempre a piagnucolare su se stesso, a pensare quanto è sfortunato e bistrattato dalla sorte e quanto gli altri stiano meglio di lui, anche perché è incapace di vedere le sofferenze degli altri. Ecco, chiudiamo adesso questa lunga parentesi aperta su un verso, che però ci ha dato una prima idea di quanto possa essere profonda la poesia di Dante e di come la profondità passi anche attraverso alcuni versi enigmatici, aperti a diverse interpretazioni. Forse durante il nostro viaggio qualche volta può valer la pena anche sprofondare così tanto in un singolo verso. Ma riprendiamo la nostra storia, perché finalmente l'occhio di Dante si è abituato all'oscurità e inizia a distinguere qualcosa e vede una turba immensa di anime. Più di quante persone ci si possa immaginare siano morte nella storia dell'umanità, dice così Dante. Ecco, anche questa è una notazione importante e amarissima. Sembra che in questo vestibolo
dell'inferno si trovi la maggior parte delle anime. Il mondo sarebbe soprattutto degli indifferenti. E questa turba di anime corre dietro un'insegna, cioè un vessillo, una bandiera, non altrimenti definita, semplicemente un'insegna, senza forma particolare, senza stemma né colore. E questa insegna si muove velocissimamente, senza mai rallentare e senza fermarsi nemmeno per un istante. Qui si coglie in realtà la regola del contrappasso, cioè quella regola che scopriremo in tante altre pene, per cui molto spesso la pena richiama il peccato per contrasto. E così gli indifferenti che non presero mai parte e cercarono di rimanere sempre fermi, inattivi, nel loro grigio cantuccio, qui sono condannati a correre senza sosta dietro ad una bandiera senza nome che rappresenta quel partito che loro non vollero mai prendere. Dante osserva questa turba indistinta di anime e dapprima non ne riconosce nessuna. Poi riesce a distinguere l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Ora, chi sia quest'anima che in vita si rifiutò di fare qualcosa di importantissimo per viltà, non è dato di saperlo. Volutamente Dante si limita ad evocarla, quest'anima, attraverso un giro di parole che ne indica la colpa, ma ne omette il nome, perché il suo nome non merita di essere ricordato. In realtà anche qui sono stati versati fiumi d'inchiostro per scoprire l'identità di quest'anima, sono state fatte molte ipotesi e la più accreditata è che Dante si sia voluto qui riferire a Papa Celestino V, che fu nominato nel 1294, nel luglio del 1294, e dopo soli 5 mesi rinunciò al proprio ufficio, abdicò come Ratzinger, giudicandosi privo delle qualità occorrenti al governo della Chiesa. Per Dante effettivamente questa poteva essere considerata una colpa gravissima, perché in questo modo Celestino V, un papa tra l'altro giudicato santo dai suoi contemporanei, molto vicino ai movimenti pauperistici e che fu canonizzato pochi anni dopo, nel 1313, in realtà questo papa abdicando aprì la strada al papa politico per eccellenza, probabilmente per Dante al papa peggiore della storia, cioè Bonifacio VIII, che incontreremo altre volte durante il nostro viaggio, e che è considerato da Dante la principale causa della rovina sua e di Firenze. Poi, vabbè, sono state fatte altre ipotesi, ma probabilmente non è così importante scervellarsi per identificare questo innominato. Quello che conta è che Dante scelga di non dirne il nome, lasciando che l'individualità dell'indifferente che lui riconosce, si dissolva nella massa informe dei suoi simili. Più importante, invece, soffermarsi sulla descrizione davvero orrorifica e stupefacente che subito dopo fa della massa. Gli indifferenti, che per il loro rifiuto di prendere parte, di essere partigiani, non furono mai vivi, dice Dante, vengono rappresentati come dei morti viventi. Oggi diremo degli zombie, proprio come degli zombie. Corrono infatti in maniera quasi meccanica, allucinata, amulica, dietro a questa anonima insegna, sono nudi, sono mangiati letteralmente da mosche e vespe che li fanno sanguinare, il sangue che riga i loro volti cade a terra, mischiato alle lacrime, bagna i loro piedi prima di essere succhiato da una moltitudine di vermi che brulicano sul terreno su cui camminano. È un'immagine fortissima, da notare tra l'altro che gli insetti e i vermi erano considerati al tempo di Dante come tra gli animali più vili e si credeva che nascessero proprio dalle cose putride. Ma io direi che ci stiamo già soffermando troppo su questi dannati che non meritano troppo la nostra attenzione. Quindi, come Virgilio dice a Dante, non ragioniamo di loro e procediamo nella lettura del canto terzo. Un'ultima notazione. Il canto terzo, gli ignavi, anzi gli indifferenti, occupano in realtà la prima metà, un po' più della prima metà del canto terzo, quella che io finora ho cercato di analizzare. Quindi prima di cominciare la lettura, vi dico ancora
due parole, ma veramente un minuto, sulla seconda parte del canto in modo che possiate seguirla meglio. Vi faccio proprio un piccolo raccordo di trama. Passato oltre alla turba degli indifferenti, Dante scorge un'altra moltitudine di anime, tutte accalcate sulle rive del fiume Acheronte, che appaiono stranamente desiderose di attraversarlo. Sono le anime degli appena morti, cioè quelle anime che sono appena arrivate all'inferno e che aspettano di essere traghettate al di là del fiume, dove incontreranno il giudice infernale Minosse, che deciderà in quale cerchio infernale mandarle. Quando Dante sta per giungere al fiume Acheronte, con un vero e proprio colpo di scena, irrompe improvvisamente Caronte, il traghettatore infernale, con le gote coperte da una barba bianca e incolta e gli occhi iniettati di sangue. Caronte urla, minaccia, si rivolge con estrema violenza alle anime, le terrorizza, poi si rivolge a Dante dicendogli di allontanarsi, lui che è vivo, dalla schiera dei morti. E Virgilio allora, come vedrete, rivolgerà a Caronte quella famosa formula «lascia passare» che userà anche con Minosse, «vuossi così colà dove si può ciò che si vuole più non dimandare», e Caronte si azzittisce immediatamente domato. Dopodiché Dante assiste al carico delle anime sul traghetto di Caronte, descritto tra l'altro con una similitudine bellissima con cui le anime che si gettano nella barca sono come le foglie che cadono in autunno dal ramo di un albero fino a lasciarlo completamente spoglio. Queste anime che vengono descritte come intente senza posa a bestemmiare Dio, a bestemmiare i propri parenti, il genere umano, il luogo e il tempo della loro nascita, il seme di loro semenza, cioè i padri dei loro padri, i capostipiti della loro stirpe, e il seme dei loro nascimenti, cioè il seme da cui essi sono stati generati. E alla fine, mentre Dante assiste alla traversata del traghetto che solca le onde nere del fiume Acheronte, un terremoto, preceduto da un forte vento e da un lampo di colore rosso, scuote la terra e l'emozione è così forte da provocare lo svenimento di Dante, che cade come chi è colto improvvisamente da un sonno profondo. Prego. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta, perché io, maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, vi ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia pose, con lieto volto, un Dio mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Qui vi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di manco nelle, facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io, che avea d'error la testa cinta, dissi: maestro, che è quel chiodo? E che gent'è che par nel duol si vinta?
ed egli a me. Questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Caccian li ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber degli. E io, maestro, che è tanto greve a lor che lamentar li fa sì forte? Rispose, dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E io, che li guardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi a Dio spiacenti e a nemici sui. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano. Elle rigava lor di sangue il volto, che mischiato di lacrime a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi, ch'a riguardar oltre mi diedi, vidi i genti alla riva d'un gran fiume, perché io dissi, maestro, or mi concedi ch'io sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar paresi pronte com'io discerno per lo fioco lume. Ed egli a me, le cose ti fier conte quando noi fermerem i nostri passi sulla riva, sulla trista riviera d'Acheronte. Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, temendo non il mio dirli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco, verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando, guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo! I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse, per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. E il duca a lui, caro, non ti crucciare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Quinci fuor quete le lanose gote a nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime che rallasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavan Dio e lor parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo, e seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo,
alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. Caron demonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte corremo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie l'una appresso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie. Similemente il mal seme d'Adamo gittansi di quel lito ad una per cenni, come ugel per suo richiamo. Così sen van su per l'onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua, nuova schiera s'auna. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoion nell'ira di Dio, tutti convegnon qui, d'ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna. La terra lacrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la quale mi vinse ciascun sentimento. E catti, come l'uomo cui sonno piglia. Grazie. Dire. Allora, Fabrizio, mi posso aggiungere una cosa dopo questo bel respirare? I grandi, nei grandi, anche dal 1200 fino al 2021, sono 700 anni che è morto Dante, no? E per questo anche ci stiamo di nuovo interessando in maniera così generale. Era un grande, e quindi nei grandi ci sono tutte le passioni, no? Tutte le passioni umane, che non hanno tempo, non hanno età. Io però vi voglio leggere tre righe. Volete voi, operai italiani, onorare davvero la memoria dei vostri grandi e dar pace all'anima di Dante Alighieri? Verificate il concetto che lo affaticò nella sua vita terrestre. Fate una e potente e libera la vostra contrada. Spegnete fra voi tutte quelle meschinissime divisioni contro le quali Dante predicò tanto, che condannarono lui, l'uomo che più di tutti sentiva ed amava il vostro avvenire, alla sventura e all'esilio, e a voi a un'impotenza di secoli che ancora dura. Questo è Giuseppe Mazzini, che amava molto Dante. Ma perché lo amava? Perché, e questo è anche il senso per cui dedichiamo in questo momento così complicato per tutto il mondo, quindi però siamo in Italia, quindi parliamo del nostro paese, perché se Metternich ci chiamava un'espressione geografica, non aveva valutato l'importanza della cultura e della lingua che via via nei secoli ha unificato il nostro paese, naturalmente poi che ha dato, no, origine. E Giuseppe Mazzini chiamava Dante non è un caso. Quindi ragazzi, siamo orgogliosi delle nostre radici culturali, siamo orgogliosi di chi siamo stati e di chi possiamo ancora essere, anche proprio, come dire, un'unità completa, un paese unito in cui non guardiamo solo noi stessi, ma guardiamo tutta la nostra comunità. Basta. Patrizia, a proposito di messaggi per i ragazzi, ti voglio leggere un commento, uno dei tanti che è arrivato proprio adesso da Dorotea, che dice: certo, le professoresse di lettere potrebbero far leggere Dante a chi lo sa fare davvero, chissà quanti lo amerebbero subito, che è un po' il nostro intento, no? Quello di farlo amare. Sì, però siccome il mio amore è nato da una professoressa, io adoro le professoresse di lettere, quindi certo, Elena e Jacopo di leggerlo, certo, Elena. Non ce l'abbiamo tutte, anzi. No, però voglio dire, non bisogna sempre essere solo attori e attrici, però loro non sono due attori e attrici normali, nel senso che loro lavorano con la comunità dove vivono,
con tutte le persone, hanno fatto diventare, guardate, ho seguito il viaggio con Adelchi che hanno da poco fatto vedere in una televisione del Trentino dove abitano, hanno fatto diventare attori delle persone normali. A un certo punto ho visto il protagonista Re Desiderio, che era uno che faceva delle salsicce, no? Che io, sapete, non mangio carne, quindi per me è stato anche una cosa ansiogena. Però vi assicuro che lavorare sulla comunità, sulla gente, unisce. E quindi noi abbiamo bisogno di un collante che ci unisca. Intanto di non essere indifferenti. E poi veramente di ritrovare anche l'orgoglio, di quello che siamo stati. Altro che rinascimenti nei paesi di altro genere. No? Io spero che ci sia... Sì, certo. Spero che ci sia rinascimento per loro, alla loro maniera. Ma insomma... Voglio dire, ricordiamoci anche di chi siamo stati e possiamo tornare a essere. Ecco, solo brevemente per dire quello che tu hai richiamato, e cioè il valore della cultura e di una lingua che unisce. Io l'appello, salviamo l'italiano, per favore. Dove c'è il corrispettivo italiano, usiamo la nostra meravigliosa lingua. Tutto qua. Questo volevo accennare insieme. Adesso ti rispondo in inglese, così almeno. Dici, Fabrizio. Diciamo, l'intento di unire stasera un po' ci è riuscito, perché abbiamo avuto un piccolo teatro, potremmo dire, come numeri, che ci ha seguito. Circa 60 persone, sempre collegate, tanti messaggi di apprezzamento, di complimenti, naturalmente a Jacopo e a Elena. E... E anche Amedeo, anche Amedeo. Amedeo è stato bravissimo, ma anche perché è stato sui 5 minuti. Chi non conosce Amedeo non può apprezzare. Perfetto, Amedeo. Fra poco ti manda al Parlamento europeo. Per concludere dai commenti, volevo mandare un saluto da parte di tutti a Mauro Silvestrini, che ci ha scritto: che bello partire per questo nuovo viaggio con noi. E lui, che è stato ospite e animatore di una bellissima serata, lo ringraziamo particolarmente. Ciao Mauro. Poi Francesca, che ci ricorda come nei giorni scorsi Liliana Segre abbia detto parole durissime sull'indifferenza, quella di ieri e quella di oggi. E infine Brunetta volevo citare, che ci segue sempre, attivista di Emergency, che dice: anche noi, nell'esempio di Gramsci, odiamo gli indifferenti e cerchiamo di lavorare per un mondo di persone libere e uguali. Grazie, grazie a tutti. Silvestrini, Mauro, tu non lo sai perché nell'Alta Valle del Tevere non ci vieni così tanto. Noi abbiamo fatto con Mauro e Elena Jacopo e Claudio Bellanti, anche il talentuoso musicista di De André, che tu ricorderai, Fabrizio, grandi spettacoli, cioè grandi, diciamo, circuiti culturali, però in presenza. Già. E quindi abbiamo fatto pure Dante, naturalmente. E il prossimo martedì avremo Ciacco. Quindi abbiamo scelto ovviamente delle figure dell'inferno che avessero uno spessore anche più culturale, politico, eccetera, dove troveremo varie cose, e naturalmente è arrivato il momento però di dedicare la nostra serata. Scusa, due messaggi che devo leggere perché sono significativi. Vania Bartoccioni ci dice: da insegnante di italiano a stranieri vi confermo l'importanza della lingua per unire e per scardinare l'indifferenza. Era proprio, credo, quello che diceva anche Giuliana poco fa. Giustissimo, giustissimo. E poi Rossana De Siena, che ci dice: io idem, ho amato Dante da allieva di un professore di italiano eccezionale. Ecco, quindi non... certo, se avessimo anche, come dire, una lettura di questo genere, però insomma è importante che ci riavviciniamo. L'abbiamo letto anche nella fabbrica, vi ricordate, ragazzi, quando siamo andati, ecco, a Montone, e i barattieri, che è sempre inserita nel nostro circuito, e due o tre giovani lavoratori mi hanno poi avvicinato alla fine, mi hanno detto: sai che c'è, stasera torno a casa e riprendo a leggere Dante. Magari chi ci segue sempre può tenerselo Dante a vicino, no, il computer, così almeno segue meglio. Dedichiamo una serata contro l'indifferenza, Fabrizio.
Io ti ho mandato una foto, se tu la vuoi. Arriva. Io Giuliana, naturalmente. Eccola qui. Sì, ci vuole sempre un po' perché la si veda. Vabbè, comunque, Giuliana, vogliamo dire che succedono delle cose ai confini della nostra Europa, l'Europa che è stata fondata su valori molto importanti, no? Della giustizia sociale, dell'unione, eccetera, e non certo dell'indifferenza, del menefreghismo, e invece stanno succedendo cose allucinanti, al freddo, al gelo, senza abiti, senza niente, senza speranza, con cattiveria anche che vengono veramente trattati. Indietro di anni e anni. Ecco. E sinceramente la foto di questo bambino mi dice che, ecco, come possiamo essere indifferenti rispetto alla sofferenza di questa gente? E comunque c'è anche ancora un sorriso pieno di speranza. E non facciamo brindisi, beviamoci dell'acqua di fronte a questa gente che aspetta il nostro aiuto, che in cerca di una via vita sicuramente migliore da quella alla quale scappano. E io credo che sia un grande peccato mortale non occuparsi di queste persone. Siamo qui a due passi, e la giornata della memoria è anche questo, non dimenticarci delle tragedie che ci accadono, perché come sempre noi diciamo che nessuno si salva da solo, neanche noi. Ciao bambino, e poi credo che la CGIL prenderà delle iniziative come stanno facendo molte nostre strutture per soccorrere anche questo. Grazie a tutti, grazie davvero, e grazie. Al prossimo martedì. Grazie a tutti. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.